Caso qui mi aveva affascinato fin dall'inizio l'idea di trattare questo argomento, però in maniera politicamente scorretta. Credo che ce ne sia bisogno, adesso speriamo di esserci riusciti, però era questo, insomma, quello che perlomeno a me inizialmente mi aveva attratto. No, io direttamente dal presidente Merme. Sì, vabbè, io non sono politicamente attivo. Perlomeno non sono paragonabile a Massimo, ecco, sì, faccio piuttosto polemica sui social network, mi piace cercare, no, sempre qualcosa che vada oltre, più che altro per uno stimolo generazionale al miglioramento, e non sono l'unico, oramai lo facciamo fondamentalmente tutti, e credo che sia anche giusto in qualche modo non essere sempre accondiscendenti, dare il tacito consenso non ribellandosi a quello che vediamo. In Italia diciamo che il materiale per ribellarsi ce ne abbiamo parecchio, quindi è piuttosto stimolante da questo punto di vista. E appunto, un po' riallacciandomi anche a quello che diceva Nicolas, il problema dell'Italia sulla meritocrazia credo che sia un grosso scoglio, ecco. Vediamo tantissimi giovani neolaureati, persone che insomma hanno studiato e che hanno un bagaglio alle spalle promettente, che poi si trovano a non trovare lavoro, si trovano precari o si trovano appunto con delle situazioni veramente complicate da dover affrontare per quanto riguarda il mondo del lavoro. Per cui ecco, credo che anche questo film un minimo lo rispecchi, tutta questa problematica che è abbastanza importante, che il nostro paese, come molti altri in questo momento, perché il mondo sta cambiando, si trova a dover affrontare. Per il resto appunto la speranza che chi vale e chi crede in quello che fa e che lo fa appunto con coerenza, con onestà e con dedizione possa proseguire, possa andare avanti nel mondo del lavoro c'è sempre, dopodiché appunto c'è chi scende a compromessi, chi no, chi si fa pagare, chi non si fa pagare, speriamo solo appunto che possa un domani tutto questo diventare un po' più trasparente, diciamo. Dal punto di vista del personaggio, un'altra cosa che ci ha unito oltre alle improvvisazioni, al gioco, è stato quello di trovare insomma anche dei giusti ritmi, dei tempi, gli accenti con cui abbiamo lavorato con Gianni Nillo per riuscire a essere credibili. Uno che è sempre stato in Puglia, un altro che è andato poi a Milano, perde dei pezzi, trova anche, come dire, prova anche a confrontarsi col mondo di Milano. Poi noi ci siamo anche un po' ammazzati dalle risate facendolo. Perché? Perché noi parliamo di un paese, ma facciamo un passo indietro. L'Italia è fatta di tanti paesi, proprio i paesi, quelli fatti di 1000 persone, 100 persone. Dentro un paese tu sei dentro al gruppo, dentro alla comunità, dentro alla famiglia. Quando? Quando cominciano a sfotterti, quando ti prendono in giro, quando ti dicono, ah tu sì, ma tu sei quello lì che ha gli occhi azzurri, dai. Allora, questo è il segno che ti hanno accettato. Il nostro film racconta di una serie di situazioni paradossali, assurde, è una situazione immaginaria, però ti fa vedere anche che se possiamo ridere insieme, e non di qualcuno, ma con qualcuno, noi abbiamo accettato questa cosa. Partendo da una commedia, tra virgolette, di facile uso, il dramma della commedia è che se fa ridere magari non interessa al critico, se interessa al critico automaticamente il pubblico è meno interessato. Ci siamo trovati a lavorare con Massimo, con Nicolas, con Andrea, con Claudia, con Camilla, con Cosetta, tutti gli attori, Riccardo, per fare un buon lavoro. E io ricordo una parola di Massimo Ghini, Massimo ha parlato poco, ma quando ha parlato sempre con segno. Mi ha detto: Matteo, non c'è niente di più difficile che fare la commedia in Italia. E ha ragione, perché se noi siamo riusciti a fare un film perlomeno dignitoso, che strappi qualche risata e che sollevi anche qualche pensiero, abbiamo, spero, vinto. Vorrei aggiungere che oggi è una giornata un po' speciale, oggi è il 20 marzo, è l'anniversario della scomparsa, il 19° anniversario della scomparsa scusate, sono un po' emozionato per questa frase di Ilaria Alpi. E nel nostro film c'è un ricordo di Ilaria. Il tempo della commedia sì, cambia in quel momento, però credevo fosse necessario
far sì che Giulia Michelini facesse un ricordo di Ilaria, visto che lei è la giornalista incorruttibile, quella che crede che facendo bene il suo lavoro fino all'estremo, poi si devono anche pagare le conseguenze per questo. È una donna perfetta, che il lavoro va bene, ha la borsa giusta, il vestito giusto, però sbaglia uomo e si innamora dell'unico gay della storia. E cioè io mi sono divertito un sacco, poi Nicolas sempre sorridente, insomma. Io nel film io nel film diciamo insomma sono un po' quello per cui lotta mio fratello, perché lui mi vuole bene, fa sempre tutto per me e lui un po' tutto, cerca anche il suo sogno, sì, però cerca anche per proteggere me, perché le cose non stanno andando benissimo, però vabbè, insomma ce l'abbiamo fatta. Grazie. Anche per me, come per Lorenzo, è il secondo film da protagonista, tutti e due con Matteo, quindi spero che Matteo faccia presto un terzo film. No, che dire, il mio personaggio è abbastanza chiaro, evidente, insomma. Io credo che la bravura di Matteo come sceneggiatore prima e come regista poi sia stato quello di, come Young Europe, che spero vedrete quando uscirà, quello di scrivere dei personaggi molto reali, specialmente i cattivi, che poi alla fine cattivi totalmente non sono, sono persone che possiamo incontrare per strada in qualsiasi momento. Il bello è che però lui non ci ricama sopra come faceva magari un po' il cinema italiano negli anni 60 o 70, in cui il personaggio del paraculo, mi si perdoni l'espressione, era il figo. Il cattivo dovrebbe essere uno che in qualche modo è giudicato, non per fare una morale, però per cercare di, come diceva Andrea prima, migliorare un pochino il paese in cui viviamo, mettere dei paletti. Cioè, il caso drammatico, agghiacciante di questo paese, che va in un posto di potere senza alcun merito e senza alcun rispetto delle persone che lavorano da tanti anni in un luogo. Voi siete giornalisti, sapete che cosa vuol dire quando a volte succede che qualcuno viene assunto di peso. E volevo ricreare in Camilla un piccolo specchio dell'Italia. Secondo me Camilla è una grande attrice, a volte è penalizzata per tanti motivi che non c'entrano niente con il cinema, invece è forte Camilla. Camilla Ferranti, signora. Salve a tutti, grazie. Io non sono bravissima a parlare in pubblico, però vabbè, grazie Matteo per i complimenti, lui mi apprezza particolarmente. Il mio ruolo è quello di Maria Luisa Giannetti, lei è una caporedattrice che diventerà caporedattrice di questo giornale, sicuramente non per meriti, ma perché imposta. E diciamo, il rischio del personaggio era quello diciamo, di farlo diventare un po' una macchietta, ma una macchietta che risultava anche antipatica. Ho cercato di tenerlo il più possibile in un senso di leggerezza per cercare di trovare una chiave comica. Lei fondamentalmente non è poi così sciocca, ha anche delle potenzialità che però non è mai stata messa nella condizione di poterle sviluppare. Però, insomma, alla fine sì, ricopre questo ruolo di potere, però insomma c'è anche il finale buono, per cui insomma sì, come ci arriva, poi a un certo punto però per merito viene anche cacciata dopo un po', ecco, quindi insomma è una parabola giusta, ecco. Ecco, io spero che quello che venga fuori da questo film è che ridendo però ci ragioni intorno ai vari atteggiamenti che possono andare in una direzione, se vuoi anche facile, lo dico davanti al regista, di fare la citazione di Ilaria Appi, però è bello metterla in contrapposizione con la violenza della raccomandazione, come anche, se volete, una certa provocazione rispetto al ragionamento entriamo nel letto delle persone e capiamo se sono coppie di fatto o no, e se così gli diamo il finanziamento. È tutto contro tutto per cercare almeno di far uscire un'idea. Io spero che, ridendo, questo film un ruolo da questo punto di vista ce l'abbia. È un po' un modo per raccontare l'Italia che ci sta stretta, parecchio stretta, per cui cercando di far ridere volevamo appunto farvi vedere un po' come sarebbe se ci fossero queste condizioni, e cercare di superarle queste condizioni, superare le lobby, superare i condizionamenti, superare soprattutto i compromessi, quelli quantomeno più biechi, quelli per cui sei costretto a vendere te stesso, a vendere le tue idee, a vendere il tuo talento, o peggio ancora a vendere te stesso, andare via, lasciare il tuo paese, lasciare la tua terra per cercare di trovare
da un'altra parte, in un altro paese dove il merito invece, il talento vengono apprezzati, andrà a cercare lì la tua realizzazione professionale. Quello che mi interessa sia come attrice che come Claudia è di riscattare un po' il sud, perché quando una ragazza o un ragazzo viene dal sud e inizia questo lavoro c'è sempre uno sguardo, almeno insomma anni fa c'era sempre uno sguardo un po' più dall'alto verso il basso, a partire dal linguaggio che tu devi cambiare anche per approcciare, che ne so, il teatro. Quindi, come dire, ritrovarsi ad essere vincenti, nel senso di avere le possibilità di mettere in scena il sud, okay, in tutti i suoi aspetti, è una cosa veramente che mi riempie il cuore. Quindi, come dire, man mano è una cosa che mi piace molto, che mi rende felice. Detto...